Peppino Di Pino non servono presentazioni, ma le faccio lo stesso per dovere. Operatore di strada e membro ITARD, oggi ci restituisce l'esito del monitoraggio del sistema dei servizi di riduzione del danno e dei SERD durante il lockdown, monitoraggio realizzato e condotto da Forum Droghe, CNCA e ITARD. Sì, grazie Luca, salve a tutti. Devo dire che è un po' strano parlare a una stammer così senza vedere la folla oceanica che certamente abbiamo qui davanti. Io vi presenterò i risultati di un monitoraggio dei servizi che ITARD, Forum Droghe e CNCA hanno condotto, diciamo, verso la fine della prima fase del lockdown, con un questionario online rivolto agli operatori dei servizi per le dipendenze in Italia, perché volevamo misurare l'impatto, da una parte, che il lockdown e la pandemia avevano sui servizi, che effetto ha fatto questa cosa, e dall'altro vedere se si poteva trarre da questa esperienza così straordinaria, come spesso succede dalle esperienze straordinarie e dalle crisi, se si potevano trarre delle lezioni anche per il futuro. E a proposito di questo, dopo aver elaborato il questionario che era con domande aperte, abbiamo condotto un focus group. Anche quello online da remoto, come oramai è tradizione in questi tempi, con 15 operatori dei servizi per commentare questi risultati e ricavarne ulteriori osservazioni qualitative. Parto con la presentazione. Si vede il mio schermo? Sì, ok. Allora, eccola qui. Le cinque aree tematiche, vi tiro giù questo coso un attimo, ecco, le cinque aree tematiche che abbiamo esplorato sono i servizi di riduzione del danno e di limitazione dei rischi, i SERD, e questi sono i servizi i cui operatori sono stati invitati a rispondere al questionario, gli altri servizi del territorio che fanno parte della rete dei primi due, diciamo, delle prime due categorie di servizi. In questo caso le domande non sono state rivolte direttamente agli operatori dei centri diurno piuttosto che dei dormitori o delle mense, ma sono le osservazioni che gli operatori dei servizi di riduzione del danno e limitazione dei rischi e dei SERD hanno fatto rispetto a come osservavano che funzionava la rete nel proprio territorio in quel periodo. Poi, se nei servizi di riduzione del danno e nei SERD ci sono state delle variazioni organizzative e anche nella distribuzione delle risorse, e appunto poi chiedevamo quali fossero le innovazioni necessarie percepite da chi rispondeva nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Questa è la distribuzione degli operatori che hanno risposto sulla parte sinistra dello schermo rispetto, come dire, a ambito, per cui la maggioranza dei SERD, cooperative e associazioni che sono prevalentemente i soggetti che gestiscono i servizi di riduzione del danno, un comune che gestisce appunto un servizio di riduzione del danno. E nella distribuzione territoriale vediamo come Piemonte e Emilia-Romagna, insieme alla Lombardia, però soprattutto Piemonte e l'Emilia-Romagna, sono state le regioni che di più hanno risposto al nostro questionario. Per quanto riguarda i servizi di riduzione del danno e di limitazione dei rischi, hanno risposto complessivamente 52, ci sono stati 52 questionari. Questa è la distribuzione, vedete come la maggioranza degli operatori lavorava nei drop-in, che in quel periodo ovviamente subivano anche un impatto molto forte, c'è anche una quota interessante di operatori che lavoravano nei contesti del divertimento, quel 16% azzurro lì in alto a sinistra, in centro, che sono interessati altrettanto perché è quella quota di operatori che, il cui setting di lavoro è completamente scomparso, in quello diciamo di massa e in presenza, e si è completamente trasformato e riversato sull'online. Allora, qui
I servizi di riduzione del danno e di limitazione dei rischi cosa ci dicono? Per prima cosa, la metà delle risposte ci dicono che almeno in una fase iniziale del lockdown c'è stata una chiusura o comunque una variazione degli orari di apertura. Abbiamo una quota, certo piccola, cioè il 10% delle risposte, che comunque ha risposto alla pandemia, ampliando gli orari di apertura. Sono cambiate molto le prestazioni nei servizi, non solo, come vedremo più avanti, perché è aumentata anche l'offerta di strumenti per le iniezioni, per esempio, ma soprattutto perché c'è stato un aumento della domanda sociale e una nuova popolazione è stata intercettata dai servizi di riduzione del danno, cioè persone che usano sostanze hanno cominciato a rivolgere ai servizi di riduzione del danno, e qui penso si parli soprattutto di quelli che hanno, come dire, uno sguardo molto concentrato nell'ambito sanitario, delle domande sociali di posti letto, dormitori, che magari all'epoca venivano rivolti ad altri soggetti nella rete, e essendo poi questi nel territorio molto spesso gli unici luoghi aperti per una popolazione che viveva una situazione di difficoltà, hanno intercettato nuovi soggetti. Per esempio, c'è chi dice che c'è stato un aumento delle prostitute che accedevano al servizio, e soprattutto quasi tutti quelli che sostengono questa cosa parlano dell'arrivo al servizio di richiedenti asilo, stranieri, migranti, persone senza dimora. I servizi di riduzione del danno, anche quelli che non si erano mai cimentati in questa modalità a distanza di contatto e relazione con i propri utenti, hanno anche compensato la difficoltà di incontrare le persone con questa modalità di colloquio, e soprattutto i progetti di outreach, quelli che si rivolgono ai contesti di festa, hanno sviluppato questa modalità che, come abbiamo visto anche nel summer scorse, è una modalità che cominciava a prendere piede, l'hanno completamente potenziata e si sono spostati quasi tutto sull'online. I SERD, anche qui la metà delle risposte riporta o una riduzione dell'orario, e solo una risposta fra i 44 operatori dei SERD che hanno risposto dice che c'è stato un ampliamento degli orari. Quindi la prima cosa, il Covid e la pandemia hanno impattato nella disponibilità dei servizi rispetto alle aperture. Ci sono diverse prestazioni nei SERD che sono state, come dire, sospese durante quel periodo. Soprattutto è da notare che sono state sospese quelle attività che all'interno del percorso terapeutico e dell'offerta di trattamento dei servizi sono più rivolte rispetto all'inclusione e alla cosiddetta, chiamiamola così, riabilitazione, cioè i gruppi, gli inserimenti lavorativi e poi anche ovviamente gli inserimenti in comunità in un primo periodo, quando le comunità terapeutiche, anche loro prese dalla difficoltà di capire che cosa sta succedendo, avevano interrotto le accoglienze. Nei SERD, dove magari la dotazione tecnologica non è così adeguata ai colloqui online, Skype piuttosto che altri strumenti di video contatto, si è riversato comunque il colloquio sia sulla via telefonica, e anche qualcuno scrive con le email. Il carcere, come sappiamo tutti, è stato in questo periodo uno dei contesti più difficili da vivere, nei quali intervenire, tant'è che i SERD riportano che la sospensione delle attività all'interno del carcere è stata totale o comunque importante. Sulla parte delle accoglienze, la parte anche più interessante, abbiamo avuto un atteggiamento diverso fra i diversi rispondenti, perché solo poco meno della metà
riporta che non c'è stata alcuna variazione nelle accoglienze, cioè le accoglienze sono continuate per metà di questa, dei serve che hanno risposto. E poi c'è stata una differenziazione delle accoglienze da garantire, cioè si è scelto di accogliere in due casi solo eroinomani e alcolisti, un caso per persone solo con obblighi legali, e poi in 12 risposte ci dicono che la valutazione, probabilmente soggettiva dell'operatore incaricato dell'accoglienza o dell'equipe che in quel momento era in servizio, l'accoglienza veniva garantita se il caso era valutato come urgente. Le variazioni sono state significative nell'affluenza degli utenti, perché molti SERD riportano una riduzione, una diminuzione dell'afflusso degli accessi, e solo in quattro casi c'è stato un aumento che è attribuito alla difficoltà nel territorio per le persone che usano sostanze di procurarsi le sostanze. Come nei servizi di riduzione del danno, anche nei SERD, l'aumento della domanda sociale è stato considerevole e degno di nota. Queste sono appunto le 42 risposte di come gli operatori dei servizi dei SERD di riduzione del danno hanno osservato che il territorio e la rete si è attrezzata e ha risposto alla pandemia, e vediamo come, per esempio, si nota come i dormitori abbiano da una parte bloccato il turnover, quindi i nuovi ingressi, ma dall'altra abbiano aperto la possibilità di fermarsi in dormitorio durante l'arco di tutta gio la giornata, cioè le persone al risveglio potevano comunque trascorrere la giornata nel dormitorio, e questa vedremo poi anche come nel focus è emerso come un punto interessante, perché suggerisce anche una possibile trasformazione dei dormitori anche in chiave, come dire, più punto sociale, ecco, e non solo di posto letto. Sono state chiuse le accoglienze semiresidenziali e sono stati chiusi i centri diurni, per cui, come sappiamo, in quei giorni le persone che vivono la strada non avevano spazi nei quali trascorrere il proprio tempo. Il fatto che abbiano chiuso le mense ha fatto sì che, come ci hanno detto gli operatori dei drop-in, delle unità di strada, questi servizi, drop-in e unità di strada, appunto, abbiano cominciato anche a offrire prestazioni che prima non offrivano: il servizio lavanderia, il cibo, i vestiti. Cioè la rete della riduzione del danno ha supplito al fatto che mense e altri servizi per persone senza dimora che vivono in strada fossero chiusi. Allora, rispetto alle risorse, solo in un terzo dei casi le risorse umane ed economiche sono rimaste invariate. Qualcuno ha detto che il budget degli inserimenti lavorativi è stato completamente spostato su altro, per esempio. C'è qui tutta la questione, ovviamente, dello smart work, cioè del fatto che in alcuni casi gli operatori, nei SERD soprattutto, siano stati anche caldamente invitati al lavoro da casa per evitare spostamenti ed assembramenti nei servizi. Lamentano nei servizi pubblici che chi era in presenza non ha ricevuto alcun incentivo, probabilmente riferendosi al fatto che altri servizi sanitari invece lo avessero. L'organizzazione è stata rimodulata in moltissime risposte e sono anche modificate le mansioni e spostando il monte ore, e questo soprattutto nei servizi, diciamo, più di bassa soglia che rispondono ai dipartimenti, sono stati spostati il monte ore dalle attività classiche ad altre attività, per esempio gli accompagnamenti per i test e i tamponi delle persone che usavano i servizi. Tutti dicono che sono stati dotati di presidi di protezione individuale un po' tardi, ma che nel momento della risposta,
la dotazione era soddisfacente, ma questo della prevenzione della dotazione dei dispositivi, quando poi vedremo le risposte del cosa serve nel breve periodo, questa era la risposta maggiore, cioè dobbiamo essere dotati di dispositivi di protezione individuale che evidentemente nell'incertezza dei primi giorni di pandemia hanno tardato ad arrivare. Qui invece ci sono le risposte del terzo settore, nelle quali abbiamo incluso anche quella del comune, che non è, essendo un servizio pubblico, non è il servizio pubblico al quale di solito ci riferiamo. La prima cosa da notare è che per molti servizi il fatto di avere in quel periodo bandi in scadenza perché lavorano in sistemi finanziati periodicamente e rifinanziati periodicamente, il fatto che queste scadenze si accavallassero alla pandemia è stato un bel colpo nell'uso delle risorse e forse anche il motivo per cui alcuni servizi hanno anche chiuso. Il Monte Ore è stato riorganizzato, spostandolo magari dal front all'attività, diciamo, di smart work. Una minoranza ha invece mantenuto inalterato il Monte Ore, riorganizzando il lavoro, per esempio, potenziando l'unità di strada piuttosto prendendo ore dagli operatori dal drop-in e mettendoli in unità di strada. E abbiamo anche l'esempio di un servizio che ha completamente modificato il proprio lavoro perché un progetto di outreach nei contesti del divertimento si è messo a disposizione della rete per il lavoro di strada, la distribuzione di coperte e di altri beni di conforto in strada alle persone che in quel momento vivevano in strada. Anche qui vedete come la distribuzione dei dispositivi individuali di protezione viene lamentata come scarsa. Dobbiamo considerare che, come tutti noi che abbiamo vissuto questo periodo, soprattutto all'inizio, la difficoltà di lavorare in un momento in cui c'era questo virus ha aperto come dire, una questione di protezione individuale che non si era mai affrontata prima, e quindi anche la paura degli operatori di contrarre il virus e poi probabilmente anche e soprattutto di trasmetterlo a casa è stata molto forte e quindi l'accento sulla protezione individuale e sul fatto che i committenti e i servizi e le strutture per le quali si lavora dovessero dotare gli operatori di questi dispositivi è stata molto importante. Rispetto alle innovazioni necessario, ovviamente c'è il nodo della stabilità economica dei progetti, dei servizi, soprattutto dei progetti e dei servizi di riduzione del danno. Non si può lavorare, soprattutto non si può lavorare in un momento di emergenza con la spada di Damocle della scadenza del bando e della pausa dovuta fra una linea di finanziamento, un bando e l'altro. Ovviamente tutti dicono che la pandemia ha reso necessario riprogrammare il lavoro all'interno della rete, quindi mettendosi in rete con gli altri soggetti e cercando di programmare il lavoro in maniera efficiente ed efficace all'interno di una pianificazione territoriale. Tutti, quasi tutti, hanno lamentato la difficoltà nella relazione vis-à-vis con gli utenti, che non è possibile compensare completamente con la relazione da remoto. C'è stato probabilmente, gli operatori hanno probabilmente osservato uno scarso investimento negli ultimi anni rispetto alle risorse messe a disposizione dei soggetti più fragili, cioè delle persone che vivono in strada, che probabilmente la pandemia ha svelato e quindi c'è un bisogno di reinvestire in servizi e risorse per i gruppi sociali più fragili. Ovviamente, come dicevo prima, molti servizi il remoto non lo hanno potuto usare perché la dotazione di servizio non lo permetteva.
E emerge anche questa cosa di prestare più attenzione ai bisogni sociali delle persone che intercettiamo. Nel medio periodo, appunto, migliorare il lavoro di rete. C'è una, come dire, si auspica la ripresa del lavoro nei contesti del divertimento. Siamo appunto intorno alla fine di marzo, i primi di aprile, quando abbiamo fatto questo monitoraggio e alla ripresa della quale si dovrà lavorare, dicono gli operatori, anche con i gestori e gli organizzatori in maniera più attiva e fattiva per costruire contesti e setting sicuri anche da un punto di vista nuovo e imprevedibile prima della pandemia. Ovviamente, se la domanda sociale aumenta e tutto il percorso, diciamo, di riattivazione delle competenze delle persone rimane sospeso, si auspica che inserimenti lavorativi e le soluzioni abitative, non quelle emergenziali, si possano, come dire, prima possibile riprendere e riattivare. Il lavoro da remoto non ci è dispiaciuto, ecco, però probabilmente nel medio periodo bisognerebbe ritornare un po' in presenza, dicono gli operatori, integrando la modalità da remoto con quella invece in presenza per avvicinarsi di più alle persone. E poi c'è questa, emerge questa necessità di un sistema integrato più efficace, cioè la capacità della rete che evidentemente durante questo periodo ha dimostrato le proprie fragilità per gli operatori che hanno risposto, di avere una rete un po' più stretta, un po' più capace di integrarsi e di lavorare integratamente. Quello che emerge fondamentalmente dalla ricerca è ovviamente il senso di responsabilità di tutti. Questo va assolutamente sottolineato e poi nel focus emergerà molto forte, cioè il fatto che i servizi sono rimasti aperti soprattutto grazie al senso di responsabilità degli operatori che hanno deciso anche di tenerli aperti. Purtroppo dobbiamo notare che la visione di lungo periodo non è scontata, è la sezione del nostro questionario. In realtà fosse l'ultima, è un questionario molto lungo, però è la sezione che ha avuto meno risposte. Questo periodo ci ha dato la possibilità di osservare la possibilità di un'innovazione dell'R&D, della riduzione del danno. Vedremo come nel focus questa cosa verrà fuori in maniera molto forte. L'emergenza Covid ci ha detto che le situazioni straordinarie possono succedere. E quindi dobbiamo imparare a prevenirle e ad avere dei piani di intervento che non ci facciano essere impreparati e soprattutto dobbiamo apprendere la lezione della flessibilità. Come avete visto, la risposta in Italia dei servizi per le dipendenze, per quanto diversa territorio per territorio, e alcuni servizi hanno risposto aumentando le aperture, altri chiudendo, però è stata una risposta che ha svelato una capacità di organizzazione flessibile e la lezione della flessibilità è una delle lezioni che sul lungo periodo si dice dovremmo imparare di più. Ovviamente ritorna l'idea di un servizio territoriale integrato molto di più di quanto lo sia adesso e soprattutto, forse perché all'inizio nessuno sapeva come ci si dovesse comportare, non sono arrivate direttive chiare, ecco che le linee guida siano chiare quando guidano gli interventi di un sistema del territorio. C'è solo una risposta che però vogliamo sottolineare che accenna, dichiara la necessità, come la pandemia abbia dimostrato, abbia svelato la necessità di cambiare completamente l'approccio nelle politiche sulle droghe. E soprattutto rispetto alla dimensione penale e gli interventi del carcere. Ecco qua, poi il 20 agosto abbiamo fatto questo focus group al quale hanno partecipato 15
persone che lavorano sia nei servizi pubblici, sia nel privato sociale, sia nella riduzione del danno, sia nei SERD di diverse regioni italiane, abbiamo proposto quattro sollecitazioni alle quali reagire. I punti di forza e di debolezza che la riduzione del danno e i servizi di riduzione del danno hanno avuto nell'impatto con la pandemia, delle valutazioni al modello operativo che i SERD hanno sviluppato in questo periodo, e anche qui punti di forza e di debolezza, un allargamento dello sguardo al territorio e quindi come il sistema territoriale dei servizi, anche quelli sociali nel suo insieme, ha risposto alla pandemia, e una riflessione strategica e di prospettiva, e cioè la domanda: e quindi adesso che cosa abbiamo imparato e che cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto gli operatori hanno lamentato la mancanza di direttive, per cui i servizi, specie i servizi di riduzione del danno, sono stati riorganizzati dal basso, grazie alla flessibilità e alla capacità degli operatori, intanto di essere al lavoro e di mantenere i servizi, con un senso di responsabilità che si sottolinea essere soprattutto un senso di responsabilità verso gli utenti, però senza delle direttive chiare, specifiche, arrivate dalle direzioni e dai livelli alti. Da una parte sono mancate le direttive, dall'altra questa mancanza di direttive ha fatto sì che ci si potesse organizzare appunto dal basso, un po' come dire la riduzione del danno delle origini. Quello che è emerso in questo processo, per cui nessuno ci dice che cosa dobbiamo fare, ma dobbiamo fare qualcosa, organizziamoci da noi, ha sprigionato l'energia originaria, flessibile e creativa della riduzione del danno, e questa è una cosa sulla quale fermarsi a ragionare. Soprattutto nei SERD, ma anche nei servizi di riduzione del danno, due sono stati gli atteggiamenti che emergono. Da una parte garantire il minimo, e quindi un atteggiamento diremmo difensivo, ma dall'altra c'è stato anche un atteggiamento proattivo di riuscire a riorganizzare il servizio, non garantendo il minimo, certo, ovviamente dovendo limitare il proprio campo d'azione per via della pandemia, ma chi ha reagito così lo ha fatto perché si è percepito effettivamente come un servizio essenziale di salute pubblica rivolto al territorio. Laddove, dicono gli operatori nel focus, c'è un sistema integrato, e cioè una fattiva integrazione fra il pubblico e il terzo settore, quindi non dove il terzo settore non c'è o dove il terzo settore è solo un esecutore di un appalto, le cose hanno funzionato meglio. E quindi anche questo livello di integrazione suggerisce che ci permette di fare più sanità pubblica. È emersa, dicevamo prima, una serie di domande sociali ai servizi di riduzione del danno, che è comunque una politica sociale tesa a ridurre gli effetti negativi dell'uso di sostanze, ma l'integrazione fra sanitario e sociale anche dentro lo stesso servizio, quindi non come un'integrazione di rete, ma come un allargamento dell'offerta dei servizi sanitari capaci di vedere e rispondere anche a domande sociali, diventa importante per il futuro. Per quanto si sia scoperta l'importanza della relazione virtuale, del lavoro nel web e nei social che permettono di raggiungere una platea difficilmente raggiungibile, altrimenti nessuno si può. Dicono gli operatori, nessuno di noi si accontenta di questa dimensione. Probabilmente anche perché c'è una questione di, chiamiamolo, digital divide fra i servizi e anche di digital divide fra le persone che usano i servizi, per cui probabilmente la soluzione migliore sarà quella di trovare il giusto bilanciamento fra la relazione virtuale, il lavoro nei social e la relazione, diciamo, in presenza vis-à-vis,
empatica e di prossimità alla quale eravamo abituati prima. Le innovazioni che sono emerse. Allora, scusate che bevo un attimo. Sì, Pino, ti ricordo che hai finito il Quanto mi tuo manca? tempo, quindi ti chiedo di andare un po' più spedito. Vado Scusami, ma velocissimo faccio allora. questa parte. Ok, allora, intanto avete letto la slide, per cui io vado direttamente a sottolineare il fatto che gli affidi di terapie hanno dimostrato la capacità di regolazione delle persone della terapia, non ci sono stati grandi incidenti. Quindi periodi più lunghi di affido non significano una perdita del controllo e una disorganizzazione nella somministrazione del farmaco. La preoccupazione più grande degli operatori è che in questo momento ancora non si ha una prospettiva di riapertura e che quindi questa riapertura sarà troppo lenta e troppo in là nel tempo. E soprattutto tutti hanno sottolineato la notevole responsabilità, il senso di responsabilità degli utenti con i quali, a parte l'iniziale preoccupazione, no, di non sapere che cosa stava succedendo, si è sviluppata una vera relazione di collaborazione. Questa è l'ultima slide, Luca. Allora, tre nodi vi propongo per rilanciare da qui in avanti. Per prima cosa, i soldi. La riduzione del danno è certamente sotto finanziata, è poco stabile. Abbiamo visto come alcuni servizi in questo periodo siano stati interrotti per mancanza di finanziamenti. Ed è invece ha dimostrato in questo periodo di come saper intercettare flessibilmente popolazioni che non sono necessariamente le proprie, quindi con un atteggiamento effettivamente di bassa soglia, quindi un approccio sociale, come ha risposto in maniera originale alla crisi che ha affrontato. Ricordiamo tutti che a proposito di questo c'è ancora quella piccola, grande questione, gigantesca questione dei LEA, della riduzione del danno da affrontare. I modelli dei servizi e gli approcci che i servizi hanno sono più funzionali laddove ci sono modelli integrati e laddove l'approccio è capace di uscire dai confini dell'intervento sanitario da una parte e dell'intervento, come dire, fermo, immobile e non, come dire, e non flessibile. L'ultimo nodo che ci ha svelato, che abbiamo scoperto, abbiamo potuto assaggiare durante la pandemia, è il fatto che l'alleanza con le persone che usano sostanze nei servizi funziona bene, la collaborazione degli utenti è stata fondamentale per organizzare i servizi in maniera sicura. Non, nessuno nel focus ha lamentato problemi nella gestione delle distanze, degli accessi e così via. E soprattutto ci sono segnali di una possibilità di empowerment efficace. Questo dell'affido del metadone sul lungo periodo è una cosa sulla quale dobbiamo probabilmente tenere il punto, come si dice. Io, visto che ho finito il tempo e le slide, metto l'ultima. Grazie a tutti. Grazie a te Pino.